Buongiorno gatta Stellina. Buongiorno gatta Patatina. Buongiorno. Ma ciao, ma fatti vedere. Ma ciao. È la mia Stellina. Buongiorno. Buongiorno. Ancora un po' rimbambiti, vedo. Ma ciao. Invece cosa che ci fai là? Ma perché stai sempre su questo tappetino, tuo amore? Ah, ciao! Buongiorno! Oddio, oddio, cosa sono questi rumori sospetti? Ma buongiorno! Ma sì, ciao! Chiacchierone! Il mio gattino chiacchierone! Buongiorno! Buongiorno! Mi fatti vedere che gli manchi tanto ai tuoi fans! Sei bellissimo, amore mio. Buongiorno. Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, buongiorno mia family, benvenuti finalmente ad un nuovo vlog. So che vi erano mancati tantissimo e a me era mancato tantissimo filmarne uno per voi. Subito ho iniziato facendovi vedere i gattoni perché so che vi mancano, vi leggo sempre quando mi dite mi mancano i gattoni, cerco di recuperare. Comunque mi sono appena svegliata ragazzi. Quindi scusate la faccia, anche i miei capelli sono un po' in disastro, ma sto per andare dal parrucchiere, quindi chi se ne frega perché poi li sistemano lì. Adesso facciamo, allora, a parte che non può mancare ragazzi, il mio Starbucks della mattina, notare, è tornato lui, il white chocolate mocha, quanto è buono, questo è, come potete vedere, Merry Coffee è un'edizione limitata per Natale, ma meno male è già uscito. L'unica cosa che è meglio del white chocolate mocha è il white peppermint chocolate mocha che io ho scoperto per puro caso da Starbucks perché l'altro giorno volevo prendere il pumpkin spice frappuccino e no, il pumpkin spice iced mocha volevo prendere e l'avevano. Non riesco a parlare, sentite. E l'avevano finito e quindi mi hanno proposto il iced white chocolate, iced white peppermint chocolate mocha, ragazzi, buonissimo con la menta, cioè provatelo, provatelo, provatelo. Cin cin. Forse non dovrei berlo con l'Invisalign, probabilmente che si macchierà con la caffeina. Comunque, mia family, facciamo. Allora, ho fatto la doccia ed ho lavato, facciamo skincare e make-up assieme. Ho usato il mio detergente di Yeboda in doccia per lavare il viso. Eccolo qui, si chiama The Bubble Double di Yeboda e contiene acido salicilico. Come sapete mi sto trovando benissimo con i prodotti Yeboda e skincare coreana, sono made in Corea e una volta che provate la skincare coreana ve lo garantisco è tutto un altro mondo, adesso capisco perché ne ho sentito così tanto parlare e sono veramente prodotti fantastici. Appunto questo detergente esfolia la pelle ma è molto molto delicato, quindi anche sulla mia pelle delicata sensibile va benissimo e ne ho già utilizzato veramente tantissimo. E adesso passiamo all'idratazione, che sento tutta la pelle che ha bisogno della mia crema giornaliera, ma prima vado ad applicare il siero. Questo è il siero alla niacinamide, che non riesco mai a pronunciare. Eccolo qui, si chiama The Repair Hero, sempre di Yeboda, e questo aiuta a rinforzare la barriera cutanea e dà idratazione alla pelle, quindi lo applico prima della crema idratante. Date assolutamente un'occhiata alla niacinamide se ancora non conoscete questo ingrediente nella skincare. Io l'ho incorporato proprio da quando ho iniziato ad usare Yeboda con questo prodotto e mi sto trovando benissimo, ragazzi. Va benissimo per tutti i tipi di pelle, non è assolutamente troppo, non unge, quindi anche se avete la pelle mista, grassa, va benissimo. Questo è l'idratante, si chiama The Make My Day Cream. Eccola qui, è leggera, perfetta anche sulle pelli più delicate, crea una barriera protettiva e in più idrata molto molto bene e a lungo.
E mentre applico il mio idratante, vi do anche il codice sconto che mi ha fornito per voi Yepoda, che è Nicole35. Come sempre ve lo metto in sovrimpressione, vi dà appunto il 35%, che è tantissimo, 35% di sconto su tutto lo shop. E qua sotto nel box informazioni troverete il link diretto appunto al sito Yepoda, dove potete trovare tutti questi prodotti della skincare coreana. Il codice sconto non ha assolutamente nessuna spesa minima, però se fate una spesa di almeno 79 € fino al 31 ottobre avete la maschera in full size Cetox in regalo. Quindi appunto date un'occhiata al link qua sotto e date un'occhiata all'info box, anche perché ci sarà un'altra sorpresa in occasione delle offerte speciali per Halloween. Primo step della skincare di oggi, applichiamo The Mist Have. Questo prodotto è fantastico e anche di questo ho usato già un bel po', calcolando che è spray, quindi appunto vaporizzato, ma ne ho usato molto ed è fantastico. È un'acqua per il viso che contiene acido ialuronico e lavanda, un profumo buonissimo ed è ottimo per dare un boost di idratazione in più alla pelle, sia prima che dopo il trucco. In realtà l'ho utilizzato anche per fissare il trucco e funziona da Dio, ma la cosa che più mi piace è appunto che contenga acido ialuronico, e sappiamo tutti quanto sia importante questo ingrediente nella skincare abbinato agli idratanti, perché mantiene l'idratazione a lungo, quindi blocca l'acqua sulla nostra pelle. Passiamo al trucco, combinazione infallibile per quanto mi riguarda: primer Fenty Beauty, questo è quello bianco opacizzante, e fondotinta Diego Dalla Palma nudissimo. Può approfittare, visto che abbiamo qualche minuto di tempo mentre mi trucco, per parlarvi anche del fatto, perché in realtà ve ne ho parlato già su Instagram e so che molti di voi, la maggior parte mi segue anche su Instagram, anzi più o meno la metà, però non ve ne ho parlato qui su YouTube e mi sembra giusto farlo, perché non voglio, onestamente, quando ho la sensazione che non vi parlo per troppo tempo, non facciamo una chiacchierata tra di noi così, ho la sensazione che, non so, vi sento lontani, quindi poi ho proprio bisogno di fare un video del genere, tipo casereccio, in cui sono con questi capelli osceni, ok? E la faccio tipo appena sveglia, ma ci tengo a parlare con voi come se foste qua, quindi senza appunto un percorso, un discorso chiave che voglio fare, eccetera. Cioè, ok, non si sta capendo quello che voglio dire. Quello che voglio dire è che ogni tanto ho bisogno di fuoriuscire dai soliti video e farvi video chiacchiericci in cui vi parlo come se foste qui in camera con me, ok? Quindi mi dispiace molto, perché appunto avete visto che non faccio più video dal lunedì al venerdì, e è vero che su Instagram vi ho parlato del perché, ma non l'ho fatto qui su YouTube, quindi ci tengo molto a farlo e volevo aspettare, appunto, non volevo dirvelo in un, cioè come se fosse qualcosa, però non volevo parlarvene in un video qualsiasi. Volevo aspettare di avere sì, qualche minuto con voi per chiacchierare tranquillamente. Quindi avrete notato che non sto facendo più video dal lunedì al venerdì, ne sto facendo comunque diversi a settimana, uno, due, tre a settimana, però non sto più seguendo la mia agenda di caricamenti, diciamo, che avevo dal 2016 fino a 2017, fino ad adesso, sono andata avanti molti anni, e non escludo magari ritornare sull'agenda di caricamenti dal lunedì al venerdì, però per il momento vi spiego, ho avuto la sensazione di, come dire, quando ti programmi di fare video dal lunedì al venerdì, dopo un po', almeno voglio parlare per me stessa, questo è quello che è successo a me. Dopo un po' ho notato che perdevo un po' come la spontaneità del dire: ah, oggi voglio fare questo video perché ho quest'idea, o perché mi è arrivata una cosa che vi devo far vedere, o perché voglio parlare con voi. Cioè, si era un po' persa appunto questa, sì, questa spontaneità. Perché? Perché
con l'idea di dover assolutamente filmare video dal lunedì al venerdì, che io in realtà li filmavo dalla domenica al giovedì, era un po' come dover caricare un video a volte, anche se magari l'idea non mi sconfifferava al massimo, o avrei voluto, preferito aspettare un paio di giorni per ricevere un prodotto in più e poi includerlo nel video, ma non potevo perché comunque doveva esserci un video quel giorno. Quindi era un po' diventata una cosa automatica che dovevo assolutamente filmare un video ogni giorno, però io preferisco, cioè appunto si era persa la spontaneità, non trovo un'altra parola per descrivere questa cosa. Preferisco fare video, magari di meno, però quando veramente ho qualcosa da dirvi, da farvi vedere, quando ho un video che voglio girare, non per forza perché devo caricarlo assolutamente perché poi magari non sono neanche contenta di come esce e sapete quanto io tenga il canale e preferisco, guadagnando meno, caricare un pochino di meno, ma assicurarmi che i miei video siano spontanei, che non siano forzati, non che siano mai stati forzati perché in realtà quello che faccio io lo adoro, però è proprio per farvi capire che mancava la creatività, cioè a volte mi sentivo come se, anzi no, come se, a volte mi sentivo che dovevo assolutamente caricare un video, filmare un video e magari non ero soddisfatta della riuscita e comunque lo caricavo perché quel giorno altrimenti non ci sarebbe stato un video e quindi sì, questo è sostanzialmente il motivo, ragazzi. Per il momento non conto di tornare appunto con l'agenda di ricaricamenti dal lunedì al venerdì. Questo significa che magari ne farò comunque, ok, qualche settimana non lo so, però voglio tornare come agli inizi del canale che facevo video quando me la sentivo e quando volevo farvi vedere qualcosa per l'entusiasmo di farlo, non perché è un obbligo che deve esserci dal lunedì al venerdì, ok? Era diventato troppo schematico, troppo sistematico, troppo calcolato e sì, per il momento non stava più funzionando per me. Correttore uso Banana Beauty, colorazione Peach, un correttore liquido. E sì, il bello di YouTube è proprio, oddio, è molto aranciato, forse un po' troppo, ma sono abbastanza abbronzata. Il bello di YouTube, andiamo ad aggiungerne anche uno un pochino più chiaro, perché altrimenti questo è sempre Banana Beauty in colorazione light cool, così andiamo un po' ad aggiungere un po' di luce. Il bello di YouTube è proprio che puoi essere creativo, spontaneo. Sì, mi mancava un po' la creatività del dire ok, oggi voglio assolutamente fare questo video, poi magari il giorno dopo no, oggi se lo faccio non esce bene, preferisco aspettare un paio di giorni perché magari mi serve un altro prodotto da inserire, insomma, questa è sostanzialmente la spiegazione, appunto, non vado a guardare i guadagni, ma vado a guardare il canale e voglio fare quello che mi piace. Quando mi sento di farlo, ecco, penso che si veda anche, cioè penso che lo vediate anche voi se un video lo faccio spontaneamente con la felicità di farlo e non perché devo farlo per forza, perché il lunedì devo caricare, no? Si perde la creatività, appunto, la spontaneità, diciamo, contiamo quante volte ho detto la parola spontanea in questo video, però sì, sostanzialmente è questa la spiegazione. Mi dispiace di non avervelo detto tra l'altro prima, ma non riuscivo a trovare le parole giuste e anche in questo video ho paura di non aver trovato le parole giuste perché non voglio che pensiate che voglio fare meno video perché non me ne frega di voi e quindi è molto difficile per me cercare di farvi capire che non è questo, anzi, se faccio meno video significa che ci tengo a voi, perché ci tengo che i miei video non siano sforzati, pur appunto magari guadagnando meno, ok? Perché meno video ovviamente significa meno guadagno, però per me è arrivata a questo punto della mia carriera, voglio appunto fare quello che mi piace e penso che si percepisca da casa, quindi sì, questo era un po' il discorso che volevo fare e mi
Mi sono un po' tolta un peso, vi devo dire la verità, perché quando vi dico che siete importanti per me non è una cavolata, cioè è vero. E quindi mi importa anche molto del, non voglio dire del vostro giudizio, perché so che non mi giudicate, chi mi giudica comunque non mi vuole bene, però mi importa molto di voi. ed è importante per me che voi sappiate che a voi ci tengo, che vi voglio bene davvero, quindi. Sì, mi sono un po' tolta un peso adesso che vi ho spiegato il perché, che appunto già l'avevo fatto su Instagram, ma nelle storie è sempre diverso, è sempre tutto più veloce. Invece, qui su YouTube riesco ad elaborare bene e quindi spero che si sia capito quello che voglio dire, questo senza buttare fango sui miei colleghi che magari hanno un'agenda di caricamento che ho anch'io avuto appunto dal 2017 al 2021, quindi non posso, cioè non voglio assolutamente, e anzi, magari un domani se dovessi sentirmi di tornare a questa agenda di caricamenti, non escludo di farlo, però appunto per il momento preferisco caricare video, comunque li carico ogni settimana e attivate la, ragazzi, adesso che non ho più un caricamento fisso, ok? Cliccate sulla campanella, attivate la campanella per le notifiche in modo che veniate notificati quando esce un nuovo video, mi raccomando, perché poi vi vedo che venite su Instagram a scrivermi perché non fai nuovi video e io tipo ne ho appena caricati due. Quindi mi raccomando, attivate la campanella, attivate le notifiche per vedere quando è uscito un nuovo video. Mi raccomando, nel frattempo ho applicato il blush che è il Sugar Bomb della mia palette Cheek Stars di Benefit e adesso sto applicando naturalmente la mia terra preferita, la Hoola, con questo pennello Fenty che in realtà non sarebbe proprio per la terra, ma io lo adoro. In realtà ho controllato ed è per la terra. Pensavo, ero convinta che fosse un pennello tipo da blush, ma no, è un pennello da terra. Penso sia la prima volta che utilizzo un pennello effettivamente per l'uso che ha. Date un'occhiata ai pennelli Fenty, ragazzi, perché sono spettacolari, morbidissimi, non perdono peli, super super consigliati. Io di Fenty adoro i prodotti che sono meno conosciuti, tipo praticamente non mi trovo per niente con i fondotinta. I rossetti anche hanno delle colorazioni che purtroppo su di me è molto difficile che stiano bene, non riesco a capire se sono tutti studiati per un sottotono più caldo, ma su di me anche i rossetti sono un no. Però pennelli, primer, cioè i migliori che io abbia provato, veramente fantastici. Tra l'altro, ragazzi, oggi è una bellissima giornata, non ci posso credere. Sono felice di filmarvi oggi un vlog perché è piovuto tipo per, non lo so, 2 settimane di fila e danno bello solo oggi e domani, poi di nuovo pioggia per tipo 10 giorni. Sì, l'autunno in Olanda è veramente, veramente difficile perché appunto c'è sempre brutto tempo. Però oggi mi portate fortuna con il vlog. Forse ho esagerato un pochino sia con il blush che con la terra. Sfumiamo un pochino. Questo Starbucks è una droga, ragazzi, non potete capire. Allora, adesso illuminante, prendo sempre la stessa palette, uso Cookie e lo applico sull'angolo interno dell'occhio per illuminare, anche perché oggi non ho dormito tantissimo e ho bisogno di luce nell'angolo interno. Lo applico anche sopra gli zigomi, oggi super luminosi, sopra gli zigomi e poi un pochino sull'arco di Cupido. Ragazzi, ho scoperto il trucco per non far sembrare, per non sembrare sudati quando applichiamo, perché a me succedeva sempre, quando applichiamo l'illuminante. Se avete il mio stesso problema che sembra che stiate sudando in questa zona, la cosa importante è applicarlo solo sul bordo delle labbra, ma non su questi filetti che collegano il naso al labbro superiore, che, di cui non mi ricordo il nome. Super, super importante, quindi solo sul bordo delle labbra, ma appunto non salgo, perché purtroppo io tendo a sudare tantissimo, ragazzi, nella zona del labbro superiore,
Quindi devo veramente stare attenta, ragazzi, vi giuro, mi sono addirittura informata se posso tipo fare qualcosa per questa sudorazione qui e mi hanno detto di sì, che si può fare tipo il Botox per smettere di sudare in questa zona, però è una cosa tipo delicata, quindi non sono tanto sicura di volerlo fare. Se qualcuno di voi ha fatto il Botox, ma non per le rughe, cioè per la sudorazione, mi fate sapere come vi siete trovate. C'è qualcuno che magari l'ha fatto in questa zona, ma anche in altre zone. Fatemi sapere, io ci sto seriamente pensando. A volte, ragazzi, è imbarazzante. Cioè, mi è capitata una serata che ero tutto il tempo così ad asciugarmi i baffi praticamente perché sudavo. È stato veramente imbarazzante. Comunque, adesso, allora, ancora un po' di illuminante, direi, sotto il sopracciglio. Vado ad utilizzare la mia matita di Valentino. Ho finito la parte della mina, tipo, cioè, ho. Ecco, è esaurito la matita, però vado ad utilizzare adesso la parte del pennarello. Purtroppo l'effetto della laminazione se ne sta già andando e non so se rifarla perché sono andata tipo nel centro con rating più alto qui ad Amsterdam, però vi posso dire che quasi quasi mi riesce meglio da me se la faccio da sola a casa. E adesso appunto con la parte del pennarello vado a riempire gli spazietti vuoti. Adesso mascara, eccolo qua, il The Real Magnet di Benefit. Ditemi se non è pazzesco questo mascara, ragazzi. Mascara e no mascara, cioè wow. Wow, trucco fatto ragazzi, super semplice oggi, niente ombretti. Sulle labbra invece ho applicato il rossetto di Belen per Diego Dalla Palma che sto amando. Ragazzi, stiamo togliendo, anzi abbiamo tolto le due file di extension. Adesso sta montando i piccoli anellini che poi vanno a tenere appunto l'extension quando le riapplichiamo. Ok, ragazzi, finito. Abbiamo riapplicato l'extension e poi mi ha fatto queste onde morbide bellissime. Super super happy. Finalmente si vedono, cioè non è che prima si vedessero, però ogni tanto si riuscivano ad intravedere l'extension. Adesso che sono di nuovo alla radice è fantastico, appunto non si vedono. Abbiamo anche ritoccato un pochino il colore con un tonalizzante, è bellissimi. Ok ragazzi, sto passeggiando, quanto adoro i capelli, adoro adoro adoro. E per una volta, tra l'altro, che qui ad Amsterdam è sempre così, esco dal parrucchiere, pioggia e vento che mi rovina i capelli. Oggi per la prima volta non è così. Comunque è bellissimo passeggiare questo è il Prinsengracht, la mia pronuncia olandese, canale, uno dei canali principali, ed è bellissimo oggi veramente. E sto andando da Polaberry, quel negozietto che ha tutti i dolcetti a tema, eccetera. Volevo prendere qualche dolcetto a tema Halloween. Vediamo, dovrebbe essere qui, dovrei essere quasi arrivata. Comunque le vetrine qui sono bellissime alcune, mi ricordano un po' Parigi. Un sacco di cosine carine questo negozietto. Anche il negozietto in sé, molto instagrammabile. Bellissimo. Presi i miei dolcetti di Halloween, ragazzi, non vedo l'ora di papparmeli. Guardate che vista meravigliosa abbiamo qui. Bellissima la chiesa sul canale, tutte le casette. Troppo troppo bella questa zona. Vabbè, impalcature lasciamole perdere, però il canale è bellissimo. Oddio, ma non è un po' presto per tutte le decorazioni natalizie? Cioè, sono bellissime, però forse è un pochino presto, no? Nemmeno Halloween. Vabbè, ci sono anche le lucine, tra l'altro, già.
anche all'interno effettivamente è già Natale praticamente. Solo decorazioni, alberi, un sacco di gingilli, come li chiamo io, per l'albero. Non mi fanno impazzire questi. I cigni sono molto belli invece. Questi sì, questi mi piacciono. Che carini. No, vabbè, il riccio. Bellissimo. Ma io in realtà sono qui per cercare il regalo per la bimba di una mia amica che vedo domani. Sì, qui ci sono tutte le cosine piccoline, ma queste mi sa che sono troppo grandi. Siccome non so esattamente la sua taglia, non voglio chiedergliela perché vorrei che fosse una sorpresa. Volevo prendere qualche accessorio che so che può andarle bene. Ho questi cappellini, che belli. Questo è molto carino. No, vabbè, questo incordinato con le ciabattine, con le pantofoline, le scarpine bellissime. Regalino per la mia amica acquistato, e alla fine ho preso questa tutina, che questo ormai è già impacchettato ma ve la faccio vedere da qua. Ho preso questa tutina rosa di Ralph Lauren che mi piaceva un sacco ed è felpata all'interno, quindi sarà molto calda per l'inverno olandese. E poi le ho preso anche un cappellino sempre di Ralph Lauren rosa, simile a questo, ma questo è di un altro brand perché era l'ultimo. Comunque queste decorazioni ancora non le avevo viste. Cioè no ragazzi, l'avocado, l'avocado è troppo figo, troppo figo. No, oddio, il salvagente. Vabbè, troppo belli, troppo carini. Fenicottero, no, vabbè. E qui sì, è praticamente Natale ad Amsterdam, ragazzi, siamo in piena atmosfera proprio, wow. Mi viene quasi voglia di fare shopping natalizio, ma non siamo neanche ad Halloween. Queste sono le cose che adoro, questi villaggi che poi in realtà si accendono e si muovono, sono troppo belli, troppo belli. Casetta di pan di zenzero, si dice pan di zenzero, se mi sai, sì. No vabbè, troppo belle, troppo troppo carine queste cosine. Oh, quando è che arriva il Natale? Adesso non vedo l'ora. E noi siamo ovunque ragazzi, il mini Pandoro product of Italy. Che voglia di Pandoro, lì c'è anche il panettone, ma io sono decisamente team Pandoro. Sono uscita dal centro commerciale ed è praticamente buio, ma guardate che meraviglia, tutte le lucine natalizie. Cioè qui è veramente Natale praticamente. Fantastico. Troppo belle. Ciao! Ciao amore della mamma! Sono tornata finalmente! Anche tu mi sei mancato tanto! Mio batuffolino bianco, sei tutto bianco! Sei tutto bianco? E un poco? E un poco? Arancione! Un poco arancione sei! Tutto bianco, un poco arancione, patatino mio! Facevi la nanna, vero? Sei tutto rimbambito! Sei tutto rimbambito! Sì, ciao, ciao! Sì? Sì? Guarda! Io la pappa lì... Ancora ce la vedo! Che cosa sono queste? Io penso che siano crocchette e quelli sono i rimasugli dell'umido pure che avete finito. Quindi lei non ha fame, signorino! Lei non ha davvero fame, signorino! Sono capricci! Capricci di un gattino tutto bianco, poco arancione! E tu? E tu? Che brava questa gatta, si annusami che potrei essere una nemica travestita da Nicole, non si sa mai. Ciao gatta stellina. Ah sì, scusa ancora. Quante volte mi devi annusare per capire che sono io? Che brava questa patatina. Devo comprare un grattino nuovo perché lo stanno facendo fuori nella velocità della luce. Bravo gatta, brava gatta stellina. Che brava, sei tutta cicciona, hai il pelo invernale. Sì, lo so, non è ciccio, è pelo invernale. Diglielo, gatta, diglielo. Sei bella. Mamma mia, Denver.
Sì, amore mio. Sì, amore mio. Mamma mia, quanto chiacchieri. Ho capito che non volete le crocchette, volete l'umido. L'ho capito, quindi... Scatoletta di oggi, come sempre, al Monatour, coscia di pollo, che li fa impazzire. Sì, sì, adesso, adesso. Muoviti, lo so, adesso. Ok, questo è per gatto Denver che mangia tante volte al giorno in piccole razioni, quindi non gli metto più di tanto. Questo invece è per gatta Stellina che non, a lei non piace l'umido, cioè impazzisce per le crocchette, ma l'umido, diciamo così, ci sta, ma non troppo. E quindi le metto giusto un assaggino perché poi lo lascia là e se ne va, quindi. Eccoci! Vediamo se ci riesco con una mano sola. Eccoci qua, gatta Stellina e gatto Denver. Buon appetito e ci godiamo il silenzio in casa finalmente. Tra l'altro, volevo farvi vedere, allora sì, prima volevo guardare, farvi vedere i dolcetti che ho preso dopo la Berry. Se venite ad Amsterdam fateci un saltino perché ha delle cosine troppo troppo carine. Spero che non si siano disintegrati, no, sembrano ancora... abbastanza a posto, sì, sono perfetti, sono solo un po' spostati nella box. Ed eccoli qua ragazzi, sono quattro popsicle, sono tipo delle mini tortine su questo stecchetto monoporzione. E c'è appunto cioccolato bianco con la ragnatela molto Halloween. Poi abbiamo questo con il palloncino che onestamente non mi sembra Halloween, però volendo potrebbe esserlo se pensiamo al film It di Stephen King, lo vuoi un palloncino? E poi, un po' di fantasia, e poi abbiamo questo che è bellissimo, molto autunnale, con la foglia dorata, e poi ce n'è un altro molto autunnale, anche questo arancio, sempre con la fogliolina, troppo troppo bellini, adesso li metto subito subito in frigo. Poi sono passata anche al supermercato, odio comprare le borse di plastica, ma non avevo la mia borsa in tessuto con me, però vabbè, la riutilizzerò, non è una cosa che faccio, cioè mai. E questa è... queste sono le cosine che ho preso, niente di che in realtà. Ho preso il cioccolato da bere però a base di soia, questo della Alpro, buonissimo. Poi ho preso un panino perché ho la mortadella e voglio farmi un panino di mortadella. Questo è, non è integrale ma tipo mezzo integrale, una roba del genere. E poi ho preso un Lipton Ice Tea Zero che non ho trovato quando ho fatto la spesa online e quindi ho preso, cioè l'ho preso direttamente al supermercato perché l'ultima volta c'era solo il tè normale ma non zero. E poi ho preso due spremute fresche, una 100% e no, ho sbagliato, volevo prendere arancia, invece ho preso mango, maracuja e arancia, va bene, fa niente, lo bevo uguale. E poi ho preso fragola e arancia, hard by significa fragola e sina sappel significa arancia. Sono troppo buoni questi succhi e sono delle spremute fresche che fanno ogni giorno al supermercato, non c'è nient'altro di aggiunto, solo frutta e acqua. E poi ho preso 4, che qui non li mettiamo mai nei sacchettini e non li pesiamo mai la frutta, e ho preso 4 frutti della passione, passion fruit, che mi fanno impazzire, li adoro e non li trovo mai online, quindi devo sempre andare al supermercato. Insomma, giusto due cosine, niente di che. È un po' sprecata in realtà questa pettinatura per stare a casa, un po' sprecatina, speriamo che duri fino a domani. E niente ragazzi, mi metto il pigiama perché come sapete quando torno a casa la prima cosa che voglio fare è togliere tutti gli accessori, anelli, bracciali, gioielli, orologio, tutto, e mettermi comoda. E per cena oggi avevo tantissima voglia di sushi, quindi già stamattina ho deciso che avrei preso il sushi stasera per cena. Come al solito, io lo sapete, prendo più o meno sempre la stessa cosa al giapponese, ho preso una porzione di edamame, che in realtà sono due porzioni gigantesche, ma sono strabuoni. Poi ho preso soliti maki al salmone, il wasabi non lo mangio mai, mi fa sempre ridere il fatto che mi portino
sempre due bacchette, sempre, 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 perché pensano sempre che io ordini per due, cioè forse ordino troppo, non lo so, ma me ne portano sempre due. Oh, qui c'era anche il menù, e poi abbiamo, allora, questo è un roll, purtroppo c'è anche l'insalata, mi sto rendendo conto in questo momento, che verrà prontamente rimossa, troc, ed è il roll con, non mi ricordo mai come si chiamano questi ovetti in superficie, comunque questo è con il gambero fritto. Poi altro roll, ho preso questo con il salmone in Philadelphia, che prendo sempre, se ce lo prendo sempre, e poi ho preso 4 nigiri al salmone però affumicato, e qui c'è anche lo zenzero, che anche questo non mangio mai, quindi buon appetit, e vado a guardare uno show su Netflix. Ehi, ragazzi, mi sono vista un paio di puntate di Midnight Mass su Netflix, che tra l'altro vi voglio consigliare se siete come me amanti dell'horror, storia di Stephen King, perché è ispirato ad un libro di Stephen King, quindi se vi piace il genere sicuramente vi piacerà. E appunto, mi sta piacendo, non mi fa impazzire come Squid Game, che mi sono vista tutto ad un fiato. Se non ve lo siete ancora visto Squid Game, se siete nell'1% di persone che ancora non l'hanno visto, fatelo, perché è bellissimo, un po' grafico, però fantastico. E sì, ragazzi, adesso mi metterò a nanna, cioè prima mi devo assolutamente struccare. Di solito mi strucco non appena arrivo a casa, però oggi avevo voglia, quindi devo struccarmi. E poi vado a nanna mia family, anzi, mi metterò il montaggio di questo video, perché domani mi sveglierò tardi, quindi non farò il montaggio domani mattina, lo faccio adesso. E poi vado a nanna, io vi saluto qui. Anche gatta Stellina, che vi può salutare, che sta giocando con questo suo giochino. Tutti i giochini che gli compro non gli piacciono, poi metto assieme due lacci vecchi e lei si innamora, questo è il suo giochino preferito. Dai la buonanotte, gatta Stellina? No. No, sto giocando, non ho voglia. Che brava. Questo è il massimo per gatta Stellina, cioè gioca ma non si alza, la pigrizia. Ok, mia family, spero davvero che vi sia piaciuto questo video. Non so quanto sarà lungo, ma so che vi mancavano tantissimo i vlog, quindi non vedevo l'ora, mi ero proprio prefissata di filmarne uno. Quindi questo è quanto per oggi, mia family. Vi mando un bacio gigantesco. Venite qua per il nostro abbraccio finale. Siete pronti? Non può mai mancare. 3, 2, 1. Venite che vi abbraccio forte, forte, forte. Vi auguro un buon weekend e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!